Eh sì, oggi siamo qua in Piazza dei Mercati a Milano per rappresentare, per commemorare la, diciamo, la commemorazione della, dell'invasione tedesca e rumena, ungherese, italiana alla Russia, e per questo motivo ho creato un dipinto per la situazione sia di allora che anche attuale. Questo è un dipinto che rappresenta il Ponte della Pace. Che significa il Ponte della Pace? Come vedete, noi pensiamo di costruire dei ponti e non di distruggerli. Detto questo, con grande emozione vi presento questo dipinto che rappresenta, appunto, come dicevo prima, il Ponte della Pace. Noi sul ponte vediamo che c'è degli angioletti, poi vediamo che c'è il grande cavaliere russo per eccellenza, che è San Giorgio, che uccide il drago e poi con grande gioia butta dei fiori, che è il fiore della vita, il simbolo della vita, che viene raccolto da tutti i paesi del mondo. Le braccia, per l'appunto, rappresentano tutte le razze, bianche, rosse, verdi, gialle, no? Che hanno un comune denominatore, che è quello di raccogliere la vita e non di distruggerla. E oggi noi abbiamo un rappresentante, che io lo definirei il cavaliere di tutti i cavalieri, che fa nome Putin, che raccoglie questo invito di San Giorgio per regalare al mondo ancora una volta alla Russia, la pace. E gli viene donata dalla Dea Vittoria la corona, l'aureola dell'uomo più pacifico della Terra, che io penso che lui sia e ci credo. Io credo in Putin. Viva Putin! Domanda, abbiamo sentito che il dipinto sarà esposto anche in Russia? Sì, ci sono delle voci che così dicono, e sì, sarà esposto in Russia, ma probabilmente ci sarà un grande incontro con, non facciamo il nome, ma sappiamo chi vuole il dipinto. Perfetto. Allora, stanno lavorando per questo motivo, per cui se sarà necessario lo consegnerò io personalmente al Presidente dei Presidenti.